Il nostro focus, il nostro approfondimento inserito nella Finance TV Week www.lefonti.tv, nella sezione eventi e TV Week potete trovare tutti i riferimenti rispetto a questa settimana, come vedete, dedicata alla finanza, ma anche rispetto agli altri eventi che stiamo organizzando. Una nuova finanza in un mondo diverso, lo scenario della finanza aziendale, le spinte verso un nuovo modello integrato. Quindi con giovedì ci sarà il main event, come sempre sapete. Queste settimane sono organizzate appositamente in questa fase post-Covid-19 per capire un po' la direzione da prendere sotto più aspetti. E appunto in questo caso parliamo di finance. Questo approfondimento, come vedete dal nostro titolo in sovrimpressione, ha un focus ben specifico: la regolamentazione dei fondi professionali alternativi a Malta e l'avvio degli avvocati italiani. E come il titolo, vedete, è composto da due parti, anche la nostra tavola rotonda è composta da due parti. La prima, nella quale faremo un po' una sintetica presentazione di Malta, quindi andremo virtualmente, mi permetto di dire così, a Malta per capire qualcosa di più della giurisdizione alternativa rispetto alle piazze europee che magari sono maggiormente conosciute, quindi cerchiamo di aggiungere dei dettagli e parleremo anche degli aspetti più specifici di regolamentazione a Malta con riferimento agli aspetti normativi. Vado subito a presentare i primi due ospiti perché poi nella seconda parte se ne aggiungeranno altri. Saluto e ringrazio Joseph Camilleri, Executive Head Bank of Valletta Asset Management. Joseph, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, saluto anche te Manuela e grazie per questa opportunità. Buongiorno Joseph, grazie a te. Buongiorno. Saluto un altro Joseph, quindi vi dovrò chiamare necessariamente per nome e cognome. Joseph Ghio, partner Fenech & Fenech Advocates. Buongiorno anche a te, Joseph. Buongiorno Manuela, buongiorno. Buongiorno. Allora, partirei proprio da Joseph Camilleri a questo punto, come dicevo poco fa, per inserirci chiaramente nel mondo di Malta. Ti chiedo, Joseph, una introduzione e presentazione appunto di Malta, per parlarci di questa giurisdizione alternativa ad altre piazze che magari, come dicevo poco fa, sono più conosciute. Lascio a te questo, diciamo, lo speech iniziale. Bene, grazie, grazie Manuela. Allora, bisognerebbe dire che la missione economica dell'economia di Malta in vari settori prevedeva che Malta si presentasse al mondo esterno come, anziché un mercato, uno strumento di mercato. Ovviamente Malta, le dimensioni sono quelle che sono, è una piccola isola con una piccola popolazione, e perciò più che un mercato, particolarmente nel settore dei servizi finanziari, che era uno dei settori che i nostri politici hanno scelto come uno dei pilastri della nostra attività economica, fungesse da strumento di mercato per agevolare una fascia di soggetti internazionali che necessitavano un'alternativa per poter avviare le loro attività nel settore gestionale, nel settore dei fondi. Questo già risale a prima dell'entrata di Malta nell'UE. In effetti, già nel 2000, stiamo parlando di 20 anni fa ormai, è stata istituita una normativa, la Professional Investor Fund Regime, che c'è tuttora, è ancora in vigore, che ha permesso a Malta di potersi presentare al mondo esterno come un'alternativa a piazze più citate, sia comunitarie ma anche quelle offshore, con delle particolarità che Malta riteneva che fossero di vantaggio, di interesse a una certa fascia di potenziale clientela. In effetti, questo Professional Investor Fund è stato modellato in parte sul modello offshore. Per quanto riguarda la flessibilità della normativa, come vedremo, è la normativa che regola questi professional investment nel settore alternativo che sono fuori dal contesto dell'AIFMD, Malta ha tentato di emulare, diciamo, tutte le caratteristiche di flessibilità che queste giurisdizioni hanno. E ha coniugato questo con ovviamente il concetto e il modello comunitario, nella quale Malta aveva fatto domanda anche per aderire, perché qua stiamo parlando di qualche anno prima dell'adesione di Malta, dell'entrata di Malta nell'UE. E perciò, anche se abbiamo emulato questi concetti di flessibilità, Malta ha introdotto anche una robustezza nella sua normativa, un regulatory oversight molto, molto, molto arduo,
più importante anche best practices come praticate nella comunità europea. Ovviamente questa struttura per fondi alternativi, Malta voleva ovviamente poter far fronte ad esigenze di gestori vari, sia soggetti regolati in vari stati, ma anche soggetti fisici, persone fisiche che avevano competenze e esperienza nelle gestioni patrimoniali, di poter avviare i loro fondi in un contesto dove c'erano delle caratteristiche di vantaggio, come andrò a spiegare in avanti. La normativa che c'è tuttora, come dicevo prima, può ospitare tutte le strategie alternative. Stiamo parlando di hedge funds, stiamo parlando di private equity, di real estate, di high frequency trading, anche di investimenti in NPL, non performing loans, e anche loan funds. C'è anche la possibilità di sottrarre fondi di questo genere. In un contesto, come dicevo prima, di alcune particolarità che hanno reso Malta una proposta interessante. E per tal motivo ovviamente sono stati in tanti che hanno scelto Malta a differenza di altre giurisdizioni, perciò stiamo parlando di costi molto competitivi rispetto a quelli che si possono trovare in altre piazze. Ovviamente non era l'unico punto che Malta voleva puntare, cioè la convenienza finanziaria economica dal punto di vista di strutturazione di gestire un fondo sul territorio, ma anche la celerità con la quale si poteva avere un'approvazione da parte del regolatore. Questo significava che anche il regolatore doveva fungere da un punto molto importante per far sì che investitori internazionali che volevano scegliere la piazza di Malta potevano ovviamente usufruire di tempi celeri con un regolatore che adotta un approccio volto verso la crescita del settore. In effetti questo si è risultato grazie anche a questa collaborazione tra l'industria, noi operatori sul territorio e anche il regolatore. E la flessibilità di cui citavo prima, ovviamente qua stiamo parlando del settore alternativo, perciò non ci sono le tutele per l'investitore come se fosse nel settore retail, perciò non ci sono, che ne so, restrizioni di investimento nel fondo, non c'è un limite di leva, nessuna restrizione anche o necessità di diversificazione sul portafoglio. Si può anche strutturare un fondo fund for one, cioè per un solo investitore, e anche molto importante che non necessita avere una banca depositaria che sia in primis sita a Malta, può essere anche all'estero, ma il ruolo era più contenuto, stiamo parlando di safekeeping and execution of trades per come attività, diciamo, di banca depositaria. Oltre questo, dal momento che Malta voleva presentarsi a piazze diverse, a operatori in piazze diverse, anche le forme legali nelle quali i fondi possono essere strutturati non sono stati limitati a un modello unico. In effetti a Malta i fondi possono prendere una forma legale diversa, dalla SICAV al Contractual Fund, al Limited Partnership, IMFCO anche per fondi chiusi, e anche il Unit Trust Fund. Perciò dipende dall'origine, da dove viene il gestore. Per strutturare un fondo a Malta, ovviamente avrebbe avuto la sua preferenza della cultura del proprio paese, e Malta poteva ovviamente accogliere queste esigenze diverse, in quanto la normativa prevede per tutto questo. Mm-hmm. Oggigiorno direi che il mercato si è maturato, offrendo un ecosistema, direi, completo, molto serio e ben regolato. E questo ovviamente si vede dai risultati che Malta è riuscita ad ottenere tramite ovviamente quelli che vengono a strutturarsi le loro attività. Ecco, Joseph, ti interrompo solo un attimo per sapere questa cosa, perché tu giustamente hai parlato in questa introduzione di costi competitivi che quindi si inseriscono, cioè un argomento importante che si inserisce in quello che è il periodo post-Covid, no? Ne avevamo parlato anche un po' di tempo fa io e te in un'altra sede, però insomma, quindi è ancora più importante il fatto che magari questa situazione che tu ci stai elencando sia meno conosciuta rispetto ad altre piazze che sono più accreditate, ma semplicemente perché magari si conoscono di più, è da imputare appunto al fatto che se ne parla meno, secondo te? Poi ti faccio continuare e concludere col tuo speech. Sì, se ho capito bene, perché il suono per un momento non ho sentito tutta la domanda, perché la verità. Mi dicevi che
magari perché si parla meno di Malta, perciò è meno conosciuta per via di Sì, questo. esatto. Invece, appunto, la situazione che tu ci hai descritto è assolutamente inserita bene nel contesto post-Covid, in cui bisogna fare i conti, no, con le difficoltà. Quindi, insomma, mi Sì, sembra. no, assolutamente, assolutamente. Allora, ovviamente noi come operatori sul territorio ci siamo organizzati molto bene in questa fase di post-Covid, perché oggigiorno, come tutte le altre piazze, sapere questo, ma anche, che ne so, il regolatore, piuttosto che i revisori, piuttosto anche per fare le assemblee, investment committee meetings, ci siamo organizzati bene per poter continuare la nostra attività in modo telematico, diciamo. Ovviamente per quanto riguarda noi, essendo meno conosciuti da altre piazze, questo è uno stato di fatto, ovviamente, spetterebbe a noi, operatori sul mercato, sia gestori, sia service provider, sia avvocati e studi di revisione, di uscire dai nostri uffici in modo virtuale in questo periodo, ma in altri tempi migliori, ovviamente anche prendendo valigia, salendo sull'aereo e andando in varie piazze per promuovere e parlare di Malta e spiegare quali siano queste realtà che esistono sul territorio. I risultati che Malta ha ottenuto negli anni e dove siamo arrivati oggi non è stato un risultato casuale, ma proprio era il risultato di uno sforzo collettivo, direi, da sia gli operatori, ma anche dalle istituzioni, che hanno avuto una sintonia e un obiettivo comune di far crescere il settore. E questo prosegue anche in questa fase di Covid. In effetti siamo qua, proprio anziché essere fisicamente presenti sul territorio italiano per parlare magari a una platea sulla piazza di Milano o altrove, siamo qua virtualmente, ma trasmettendo il Certo, messaggio a quelli certo. che possono interessarsi al nostro discorso. Dicevo Va bene, che Joseph, arriva a conclusione perché poi voglio sentire sì, anche Joseph Ghio assolutamente, sulla assolutamente. No, presentazione della regolamentazione. Sì, prego. assolutamente. No, concluderei dicendo che Malta oggigiorno non si presenta solamente e unicamente per quanto riguarda fondi di investimento, ma anche per altre attività, ecco perché parlavo di un ecosistema ben strutturato. Oggigiorno c'è una presenza massiccia anche di gestori che fanno gestioni dal territorio, di fund administrators, oltre una ventina, di professionisti sia locali che internazionali che si sono stabiliti a Malta per offrire servizi di compliance e di risk management, studi di revisione. Ecco perché dicevo che c'è un ecosistema abbastanza nutrito. Quello che magari è l'anello più debole è la presenza di banche depositarie sul territorio, che in effetti non è molto forte. Detto questo, Ok. tutta questa infrastruttura ha tirato verso Malta vari operatori internazionali, dei quali ci sono tantissimi italiani che noi abbiamo assistito, anche con l'assistenza di avvocati come Fennec & Fennec, qua egregiamente rappresentate dal collega Ghio, che ci hanno assistito Sì. nella strutturazione di fondi. E oltre a tutto questo, ovviamente Malta, essendo parte dell'UE, oggigiorno anche il settore Sì. UCITS e il Ok. settore AFMD, anche questo contribuiscono alla continua crescita del settore. Ok, devo andare appunto da Joseph Chio perché così inseriamo anche aspetti più tecnici, Joseph, rispetto proprio alla regolamentazione di Malta. Seguiamo anche delle slide rispetto a quello che diceva appunto Joseph Camilleri nell'introduzione. Sì, Manuela, se magari potresti chiamare la prima slide, non la posso vedere, ma come ha detto Joseph Camilleri, essenzialmente Malta è uno Stato membro dell'Unione Europea dal 2004, allora ha armonizzato tutte le normative europee che regolano sia i fondi ma anche le attività in servizi di investimento. Allora, principalmente parliamo di IFM, di MiFID, ma anche di UCITS. E allora, dal 2004 è possibile a Malta, come in tutti gli altri paesi europei, costituire fondi retail UCITS, ma anche ora costituire fondi alternativi sotto la normativa AIFMD. Ma magari sarebbe più interessante parlare di quei fattori che ci differenziano dalle altre piazze europee, che fanno Malta allora Sì. una giurisdizione alternativa che può essere molto interessante per varie ragioni, e anche avete
parlato del mercato post-Covid in una situazione dove crisi significheranno nuove opportunità, ma quelle opportunità uno deve essere celere nel affrontarli e andare nel mercato in tempi brevissimi. Sì. Ed è qua, per esempio, che una delle offerte di Malta, allora parliamo di Notified Alternative Investment Fund, fa sì che un gestore europeo può lanciare un fondo entro 10 giorni. Il fondo non sarebbe da sé regolato, allora parliamo di un ambiente sotto AIFMD, ma è una delle offerte che fa Malta interessante anche per questa ragione in un mercato post-Covid. Sicuramente, come ha già detto il Camilleri prima, il cavallo di battaglia del settore dei fondi a Malta è per molti anni, ormai sono 20 anni che abbiamo queste strutture, sicuramente sono i Professional Investor Fund, i PIF, che costituiscono circa il 60% di tutti i fund che abbiamo a Malta. Ora abbiamo circa 600 fondi che operano da Malta e il 70% sono PIF. I PIF sono mirati a un audience de minimis sotto le IFMD, allora fondi piuttosto piccoli, fondi startup e fondi che allora non devono ottemperarsi con le regole più onerose che troviamo nel regolamento AIFMD. Ed è per questa ragione che Malta continua ad attirare nuove realtà startup in un contesto anche dove primo i costi di costituire e di mantenere questi fondi sono meno di altre piazze europee, ma anche avendo un regolatore pragmatico, il Malta Financial Services Authority, che mantiene sempre standard molto alti del regolamento, ma riconosce che ci sono delle realtà che non necessitano lo stesso livello di regolazione sotto le IFMD. Sicuramente i PIF sono mirati a investitori professionali, non possono usufruire di un passaporto, ma sono molto flessibili ed è per questo che i loro numeri hanno continuato ad aumentare anno dopo anno. Se possiamo cambiare la slide, allora vediamola. Come già menzionato Camilleri, che i fondi sono flessibili, non ci sono restrizioni di investimento, le uniche restrizioni di investimento sono quelli imposte dal fondo stesso nel suo prospetto, e nello stesso modo il regolamento non fa sì che ci sono alcune limitazioni di leva. E allora possono anche essere strutturati in un modo più aggressivo di quello che potrebbe permettere il regolamento AIFMD. Sì, naturalmente sì. Sono mirati a un'udienza professionista ed è per questo che il minimo di investimento permesso in fondi PIF è di 100.000 euro, ma ci sono anche altri requisiti per poter accettare un investitore nel PIF. Allora principariamente l'investitore o investitori dovrebbero avere un patrimonio netto di almeno 750 mila euro. Ci sono altri diversi tipi di PIF che sarebbero anche soggetti a diverse regole speciali. Allora, come è già stato menzionato, PIF che investono in non performing loan, PIF che investono in immobile, PIF che investono anche in monete virtuali, per esempio, che stanno diventando molto più interessanti negli ultimi mesi. Non è
necessario avere dei service providers locali. Allora, il PIF maltese può essere gestito da un gestore straniero. Ma la realtà è che almeno il 70% dei PIF maltesi sono infatti gestiti da Malta. Ed è questo risulta dall'altro settore dei gestori regolati a Malta, che può essere interessante anche per diverse ragioni. Ma Sì. sicuramente la formula più popolare, perché è la più flessibile e la più veloce, quelli che chiamiamo i fondi autogestiti. Allora, fondi che non hanno un gestore, un manager professionale, ma sono gestiti dal fondo stesso, dal consiglio d'amministrazione del fondo tramite un comitato di investimenti che prende carica di tutte le attività di investimento del fondo. Vediamo nelle slide velocemente quelli che sono i player tipici di un setup PIF. Allora, c'è il consiglio d'amministrazione, ma bisognerebbe anche dire che il nostro regolamento fa sì che si possono fare PIF in varie strutture legali. Come sapete, Malta è stata una colonia del Regno Unito per moltissimi anni, ed è per questo che il nostro regolamento, il nostro ordinamento giuridico segue il common law. Ma prima di essere una colonia britannica, eravamo molto vicini anche politicamente e storicamente col Regno delle Due Sicilie, allora col continente europeo, ed è per questo che nel nostro ordinamento storicamente abbiamo anche molte influenze del diritto continentale. E questo ci differenzia da altre giurisdizioni, perché abbiamo un ordinamento quasi ibrido, Sì. dove uno può vedere una società modellata su quella inglese, ma anche i trust, che sono sicuramente uno strumento derivato dal common law, ma nello stesso tempo, nella stessa giurisdizione, abbiamo delle fondazioni, per esempio, che Sì, sono uno strumento che viene dal diritto continentale. Allora, il consiglio d'amministrazione in una SICAF, per esempio, che sicuramente è il modello più seguito, più usato, più flessibile. C'è, cioè, come tutti gli altri fondi, normalmente un gestore, un investment advisor e un custode, che non è mandatario, l'amministratore, ma poi il nostro regolamento chiede che c'è anche un money laundering reporting officer e anche un compliance officer. Officer. Se possiamo chiamare la prossima slide Certo, velocemente, ecco magari qua. possiamo. Esatto, adesso facciamo anche vedere tutte le altre slide. Intanto abbiamo fissato insomma le cose più tecniche che stanno alla base di tutto il tuo discorso. Andiamo pure poi verso le conclusioni, guardando le slide e seguendo le tue parole. Joseph, prego. Sì, assolutamente. Non dobbiamo prendere molto tempo guardando per le slide. Qui vediamo la struttura tipica di un PIF che è eterogestito. Allora, la gestione è fatta da un manager. È interessante che vediamo che i soci fondatori del SICAV rimangono sempre quelli soci della SICAV che hanno il diritto di voto. Allora, gli investitori non hanno il diritto di voto, e il controllo della SICAV ultimamente cade sempre su quelle persone che hanno quello che chiamiamo i founder shares. Allora, in contrasto, se possiamo chiamare la prossima slide, in una realtà dove il PIF è autogestito, vediamo sempre la stessa cosa, con la differenza che non c'è un gestore, ma il consiglio d'amministratore nomina un comitato di investimento che deve essere rigorosamente vetted dal nostro regolatore, e poi il comitato di investimenti può anche delegare il day-to-day trading a uno o più portfolio managers. Ok. Possiamo anche velocemente ora parlare del Notified Alternative Investment Funds. Questa è una realtà piuttosto recente,
che è stata introdotta a Malta nel 2016, segue un po' quello che è anche disponibile in altre prazze europee. Allora parliamo del RAIF in Lussemburgo, parliamo del QAIF in Irlanda, ma in Malta è riferito come il NAIF. Quello che è interessante e attraente in queste strutture è che le strutture per sé non sono regolate dal regolatore maltese, perché è il gestore che deve essere regolato sotto la direttiva AIFMD che prende la responsabilità di assicurarsi che il fondo segue tutte le normative applicabili. È assolutamente la cosa più interessante del NAIF è che non bisogna aspettare molto per poter lanciare un prodotto di fondi che, come il PIF, non ha delle limitazioni di leva, eccetera, se non quelle che sono applicabili dal contesto AIFMD, e allora il fondo può essere operativo immediatamente entro 10 giorni. Quello che è anche interessante menzionare è che Malta ha delle leggi che permettono la ridomiciliazione di entità legali estere a Malta, continuando sempre la loro personalità giuridica non interrotta. Allora vediamo, per esempio, come gestori o come altri fondi che vengono, per esempio, dal Cayman, ma anche da altre prazze europee. Interessante la realtà Brexit, quando si parla di gestori che possono ridomiciliarsi a Malta e senza perdere il track record e senza aver bisogno di terminare tutti i relazioni contrattuali che il fondo o il gestore avrebbe con i suoi service providers e anche con i suoi investitori. Ottimo. Allora, Joseph, io grazie per questa ulteriore presentazione. Abbiamo unito quindi i primi due aspetti, l'introduzione e la presentazione di Malta, e tutti gli aspetti normativi per darci modo anche di capire come funziona appunto a livello di regolamentazione, e ancora prima abbiamo parlato di giurisdizione. Adesso ci separiamo per un paio di minuti al massimo e poi proseguiamo su questo argomento, ovviamente aggiungendo la voce degli avvocati che ci racconteranno la loro esperienza. Capiremo se è possibile identificare un'area di convergenza proprio con la proposta offerta da Malta. A tra pochissimo. Eccoci ritornati in diretta con la nostra tavola rotonda all'interno della Finance TV Week. Come ben sapete, io ho tantissimi ospiti, quindi mi taccio e do la parola a loro. Ci sono ancora Joseph Camilleri, Joseph Ghio, che abbiamo sentito poco fa nell'introduzione di quello che è il panorama a Malta, ma vado a salutare anche Giovanni Meschia, Head of Asset Management e Investment Funds K&L Gates. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a tutti. Buongiorno Alessandro Corno, Managing Partner MJ Hudson Alma. Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti. Buongiorno anche Riprando Guerritore, Partner Gatti Pavesi Bianchi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, al nostro titolo di prima si è aggiunta proprio la parte relativa alla view degli avvocati, perché dobbiamo cercare di capire come si possa far scattare questa convergenza tra gli appetiti, per così dire, del mercato italiano, quindi degli investitori italiani nei confronti di Malta. E prima dicevamo, insomma, forse il punto è che se ne parla poco, perché ci sono altre piazze europee che risultano magari più appetibili, ma semplicemente perché più conosciute. Allora, io partirei subito dall'avvocato Meschia, perché mi piacerebbe capire qual è, sulla base della sua esperienza, la view dell'attuale contesto della funding industry italiana. Ovviamente io vi chiedo sempre di collegare la vostra esperienza e la vostra view al contesto storico che stiamo vivendo, quindi al contesto post-Covid-19. Allora Meschia, parto da lei, prego. Assolutamente, grazie mille innanzitutto. Ma quando partendo forse dalla industria italiana e da questa seconda domanda che mi è stata fatta, e quindi l'impatto del Covid sulla nostra industria dei fondi in Italia, forse la prima domanda che sorge abbastanza spontanea riguarda il fundraising, e cioè quale possa essere l'impatto del Covid e di questa crisi che stiamo attualmente vivendo sul piano della raccolta dei fondi in Italia. Da questo punto di vista non sto vedendo particolari problemi,
se non in relazione a quei fondi che si rivolgono principalmente ai cosiddetti high net worth individuals, quindi ai privati che, come tutti possiamo comprendere, sono più impattati dalla crisi. Viceversa, sui fondi, per quanto riguarda i fondi rivolti agli investitori istituzionali, non vedo, come dicevo, particolari impatti, al massimo qualche rallentamento, ma non certo da mettere in discussione il successo del fundraising. Certamente tutto questo è reso possibile anche da un particolare attivismo che sto vedendo in questi mesi sul mercato da parte di quegli investitori istituzionali che hanno una missione anche un po' più di sostegno in generale al sistema, al mercato Italia. Penso al Fondo Italiano di Investimento, penso al Fondo Europeo per gli Investimenti, che agiscono appunto come fondi di fondi a sostegno in particolare di asset class come private equity e private debt. Penso anche al nuovo arrivato, cioè al Fondo Nazionale Innovazione, che è stato lanciato dal MISE e che ha avviato la propria attività proprio lo scorso febbraio e sta giocando un ruolo, a mio avviso, importantissimo nel mondo del venture capital, grazie al suo fondo di fondi di Venture Italy. Quindi anche asset class come il venture capital, che storicamente si rivolgono un po' di più ai privati, agli high net worth, non mi sembra stiano vivendo particolari difficoltà di raccolta e nonostante il periodo di crisi e di difficoltà, e questo grazie in primo luogo al ruolo molto attivo di operatori come CDP, come Fondo Italiano e come il Fondo Europeo. Ottimo, perfetto, sì, prego. Il fundraising. Due parole sul secondo aspetto che potrebbe essere interessante, cioè le asset class, no? Quindi gli impatti, o meglio le spinte, i trend che in virtù del Covid si stanno vedendo sul mercato. Oltre ai grandi classici, quindi private equity e venture capital, anche magari un po' più recenti come il direct lending e i fondi di credito, penso che in questo momento si stia vedendo, come si poteva facilmente aspettare, un trend molto importante su fondi che investono in non performing loans e in unlikely to pay, quindi in generale intorno a quei fondi di ristrutturazione che cercano in qualche modo di gestire situazioni di creditorie deteriorate che evidentemente in una situazione di crisi non possono che essere all'ordine del giorno. Assolutamente. Questo un po' in due parole il contesto italiano. Sì, no, due parole però che sono molto efficaci, grazie avvocato per questa introduzione. Ovviamente poi abbiamo sempre i due Joseph che sono pronti a inserirsi con delle domande. Prima farei un primo giro degli avvocati, poi magari lascio anche intervenire loro. Allora, quindi stiamo cercando di capire come Malta offra in qualche modo questo pacchetto attrattivo da tanti punti di vista, nonostante sia meno conosciuta rispetto ad altre piazze. Quindi dobbiamo cercare di capire come possa affermarsi, no? Come uno dei principali hub europeo nell'industria dei fondi. A questo punto do la parola a Riprando Guerritore, Gatti Pavesi Bianchi, per capire come lanciare appunto piattaforme di investment management da parte di sponsor italiani, chiaramente. Buongiorno, allora io farei sicuramente una distinzione tra quello che è successo prima della implementazione della direttiva sui fondi alternativi e quello che invece si è verificato dopo. Come prima della implementazione della direttiva, ogni singolo paese europeo, diciamo, aveva delle proprie regole sull'investment management, e quindi c'erano dei fenomeni in cui anche di forum shipping, dove avevamo delle industrie maggiormente, diciamo, evolute con criteri restrittivi da un punto di vista normativo, quindi stati membri che rendevano maggiormente oneroso realizzare delle strutture o delle piattaforme di investment management, e stati dove invece era più semplice da un punto di vista regolamentare poter costituire questo tipo di veicoli. La direttiva, come sappiamo, noi tecnici, offre la possibilità di giocare sulla base di un level playing field e quindi con un quadro armonizzato, e quindi fondamentalmente offre un volano di strumenti maggiormente ampio per gli sponsor, che quindi possono decidere quale hub scegliere per la propria prestazione di servizi a livello europeo, anche hub per sponsor italiani, poi vedremo con che, diciamo, tipologia di requisiti, che possono essere diversi dall'Italia e che consentono, una volta individuato l'hub, di prestare poi servizi di gestione collettiva in ciascun paese dell'Unione Europea. Questo è un tema importante, perché quindi sponsor italiani adesso hanno la possibilità di individuare altri stati, che possono essere quindi Malta o Lussemburgo, diversi dall'Italia, e nonostante questo venire in Italia, gestire fondi italiani e fare il fundraising di questi fondi verso investitori e quindi LPs italiani. Allora, sulla base della mia esperienza, io ho visto quando è stata, diciamo, implementata la direttiva, un primo periodo in cui magari gli investitori italiani erano maggiormente restii ad investire in strutture che avevano dei criteri esteri,
mentre invece sdoganato, diciamo, il primo periodo iniziale, gli investitori italiani adesso stanno iniziando anche ad allocare una porzione del proprio, diciamo, del proprio capitale su strutture che magari presentano degli elementi esteri, ma che comunque hanno dei criteri di collegamento sull'Italia. Certo. Un piccolo flash sul fundraising: io vedo tre tipologie di investitori in questo periodo, come diceva l'avvocato Meschia. Sicuramente magari un leggero stop sugli net quote individual, ma ci sono degli impatti importanti perché adesso c'è una consultazione MEF che dà la possibilità comunque di abbassare il ticket d'ingresso per gli investitori ai net quote da 500.000 a 100.000, la consultazione è scaduta il 3 luglio e quindi questo potrebbe essere qualcosa che rende la nostra industria maggiormente in linea con quello che avviene in altri paesi con un size più basso. Abbiamo poi degli investitori cosiddetti sistemici, come indicava Giovanni, che sicuramente stanno facendo tanto per proteggere il sistema Italia con delle misure a protezione nel nostro paese. E poi c'è una terza categoria, secondo me, di investitori opportunistici che comunque iniziano, stanno guardando l'Italia, aspettando un repricing di certe asset class, in questo momento sono abbastanza fermi per capire comunque quale sarà il giusto prezzo di mercato, il fair value di determinati asset, che comunque sono molto interessati a venire in Italia e fare operazioni a sconto. Certo, certo, ottimo, quindi queste tre tipologie di investitori. Ottimo, grazie avvocato Guerritore. Passo la parola a questo punto all'avvocato Corno per capire, a quasi 10 anni dall'Alternative Investment Fund Manager Directive, Malta, Irlanda, Lussemburgo, quindi prendiamo questi tre paesi, come si stanno evolvendo, no, i tre paesi amici dei fondi, amici tra virgolette, poi insomma lascio a lei spiegare perché nel caso. Prego. Ma secondo me l'hanno poi spiegato benissimo sia Joseph che Joe. Ovviamente nei tempi sintetici che impone la televisione premetto dicendo che uno dei punti di forza di Malta sono sicuramente i maltesi, nel senso che loro fanno una presentazione, virtualmente vengono in Italia, poi in realtà beati loro sono a Malta, ma fanno una presentazione in italiano sui loro fondi e questo non è una cosa che sarebbe stato facile fare con altre giurisdizioni. Ma noi non siamo avvocati maltesi, quindi quello che Giovanni Meschi e riprendo Guerritore io facciamo quando ci rivolgiamo con lo sguardo verso Malta è capire se possono essere attrattivi come giurisdizione proprio su questo level playing field, come stavo dicendo e riprendo. E ovviamente, oltre che col nostro mercato domestico, è chiaro che quello italiano è il mercato dei fondi più importante del mondo, ma dobbiamo pure guardare oltre, dobbiamo guardare alle altre giurisdizioni che sono più, come posso dire, votate a fare da supporto a team, in particolare nella parte degli alternative asset, perché poi se volessimo parlare di UCIT dovremmo fare un discorso molto diverso e quasi metafisico, ma lo lasciamo stare. Sulla parte alternativi, che è ampissima oggi, dobbiamo fare un flash su come si sono mossi Lussemburgo, Irlanda e necessariamente Malta, perché esiste, per fortuna in maniera fisiologica e sana, una competizione tra queste tre giurisdizioni. Malta in questo è, e questo l'ha detto i primi 30 secondi dell'intervento di Joseph Camilleri, è la giurisdizione che non si pone come infrastruttura, come marketplace, si pone come prestatore di servizi e fornitore di strutture. Questo dà una flessibilità che oggi il Lussemburgo ha un po' perso. Il Lussemburgo si è trasformato in 10 anni da quella che era sostanzialmente una piazza opportunistica e speculativa nella piazza più istituzionale che abbiamo in Europa. C'era un movimento abbastanza chiaro anche pre-Brexit. Il primo motore di questo processo è stata la disintermediazione del sistema bancario primario da alcune asset class alternative post, diciamo,
io dico post-atomica, sì, quindi post-crisi dei subprime, è andata avanti con Brexit e non a caso alcuni soggetti molto istituzionali che citava l'avvocato Meschia prima siedono a Lussemburgo, la BEI e il Fondo Europeo di Investimento siedono a Lussemburgo e quindi i principali fruitori delle asset class alternative che ormai anche in Europa, questo è così da 30 anni nel mondo nordamericano, anche in Europa i principali fruitori sono diventati soggetti pensionistici, assicurazioni, ce l'abbiamo tutti davanti tutto il giorno, sono soggetti molto meno sofisticati e vanno un po' per grandi categorie, sono un po' massimalisti, per cui oggi il Lussemburgo, sia per gli istituzionali previdenziali italiani, ma anche tedeschi o francesi, è più istituzionale. Malta invece ha preso la strada di sfruttare al massimo la direttiva di armonizzazione, che vuol dire anche essere un paese molto ospitale, non solo per fondi, ma anche per società di gestione. Oggi, per esempio, in Lussemburgo, fare una società di gestione è una cosa che può richiedere anni. Sì, quindi è proprio un discorso di una snellezza generale, insomma, avvocato, mi sembra di capire, no? La flessibilità che si sposa con Una tempi. forma mentis, Sì, molto di più di una snellezza, una disponibilità a fare il massimo utilizzo della direttiva, anche se non tutto quello che succede è nell'isola di Malta. Ok, chiaramente sì, che il dinamismo che manca ad altri paesi, no? Che magari si è anche perso, come ha detto lei. E a questo punto, insomma, mi sorge spontaneo il collegamento con Joseph Camilleri e a questo punto, Joseph, se vuoi fare tu una domanda agli avvocati, cominciamo anche ad approfondire altri discorsi. Hai sentito cosa ha detto? Insomma, il punto di forza di Malta sono i maltesi, anche proprio per questa forma mentis, per questo aspetto più culturale, no? Che può aiutare in certi procedimenti. A te la parola con una relativa domanda. Sì, allora innanzitutto devo ringraziare l'avvocato per averci complimentato in quel modo. Credo di parlare anche a nome del collega Ghiglio. Noi sì, ce la mettiamo tutta per poter ovviamente spiegare al mondo esterno qual è l'infrastruttura di Malta, ma non solamente l'infrastruttura, ma quello che realmente si può fare sul territorio. Come diceva l'avvocato, Malta ha adottato la direttiva AIFMD nella sua pienezza, ovviamente. L'obiettivo primario è quello che abbiamo in effetti visto, che sul territorio, anche se ci sono tanti che si sono autorizzati a Malta per avere un full scope AIFM sul territorio, molti di questi svolgono attività di risk management sul territorio, mentre l'attività primaria rimane nel paese d'origine, in molti casi nel Regno Unito. E qua anche in vista della Brexit, qua abbiamo visto anche un movimento di questo genere, perché come dicevo prima, che ha fatto una citazione l'avvocato quando prima, Malta funge come uno strumento di mercato, facilitare la possibilità di avviare progetti, eccetera. La domanda che mi viene, perché tu mi stai chiedendo, Manuela, di fare una domanda agli avvocati, Sì, in è se realtà più nella che loro. domanda, in realtà più che domanda, Joseph, mi sono espressa male, nel senso anche una sollecitazione rispetto a quello che gli avvocati già dicevano, così poi sento Sì, anche Joseph Ghio, ecco, più che domanda, perché poi in realtà, esatto, è il contrario, diciamo che sei tu eventualmente che devi rispondere alle domande, però prego, dopo vado anche da Joseph Ghio, così uniamo le vostre due view. ok. Allora, una sola domanda. Dalla vostra esperienza come avvocati nei vostri rispettivi studi legali, avete mai avuto un interesse particolare da parte di clientela che si sono interessati magari a piazze diverse e hanno anche considerato Malta? Vorrei capirlo questo anche per vedere se rispecchia quello che vediamo noi tramite i nostri contatti che abbiamo in modo capillare sul territorio italiano, specialmente nel nord e nord-est dell'Italia. Ottimo, allora questa è sicuramente una sollecitazione, poi torniamo dagli avvocati con un altro spunto. Joseph Ghio, le tue considerazioni anche sulla base di quanto raccontavano gli avvocati italiani?
Sì, allora il punto che volevo fare è che sicuramente come membro dell'Unione Europea viviamo la stessa realtà che si vive in altre piazze come in Italia, Francia, Lussemburgo, eccetera. Ma quello che è interessante dal punto di vista maltese è poter offrire qualcosa che va al di là della normativa europea una volta che le circostanze del fundraising del fondo particolare non necessitano particolarmente un fundraising che si appoggia al passaporto europeo. Allora, in una situazione high net worth, per esempio, dove non c'è bisogno di fare fundraising usando un passaporto, sicuramente il PIF rimane uno strumento molto agile, molto effettivo per i costi e dando la sicurezza di un prodotto regolato in una giurisdizione europea. Ed è per questo che vediamo che i numeri del PIF rimangono sempre più elevati di quelli AIF, anche se gli assets under management dell'industria maltese sono dominati dall'AIF. Il PIF rimane il nostro cavallo di battaglia, è uno strumento flessibile, è uno strumento che può far sì di realizzare, costituire una struttura velocemente, è un modo assolutamente flessibile. Ed allora io credo che dalla perspettiva maltese quello che la giurisdizione può offrire, che altre giurisdizioni non offrono, è questa flessibilità e questo essere capaci di fare le cose velocemente, essendo piccoli, ma creando nuove opportunità che non sono restritte dalla realtà della normativa europea. Ok, ottimo, grazie Joseph. Io a questo punto ripartiamo dall'avvocato Meschia per rispondere anche alla domanda che Joseph Camilleri Certo. poneva e insomma è anche sulle riflessioni che faceva anche Joseph Ghio. Prego Meschia. Ah, assolutamente. Allora, no, è corretta e capisco benissimo la domanda, di Joseph Camilleri e la risposta è assolutamente positiva, quantomeno in termini di operatori italiani che guardano a giurisdizioni estere per trovare, no, risposte a quelle esigenze concrete che magari per certi tipi di presidi e di regolamentazioni in Italia e per certe tempistiche in Italia magari vedono meno soddisfatti dall'ordinamento italiano. Ritornando all'argomento, no? Se vogliamo, principio un po' di tutti gli interventi, la creazione di un mercato interno e di un quadro regolamentare di vigilanza il più possibile armonizzato all'interno dell'Unione, a mio avviso, consente di spostare, no? Di spostare il momento della decisione da aspetti formali, aspetti di presidi ad aspetti di sostanza. E quindi un operatore necessariamente, grazie a una situazione di, no, regole del gioco più o meno uguali, puoi iniziare a guardare aspetti di sostanza come la flessibilità, che mi sembra di capire che Malta, sulla mia esperienza, ma soprattutto sull'esperienza, su quanto hanno raccontato i colleghi, Malta riesce a dare in termini di forme, in termini di strutture, in termini di operatività delle strutture, no? Il fondo con un unico investitore, piuttosto che l'assenza di particolari limiti di leva finanziaria che possono garantire appunto di creare dei profili di rischio ad hoc per il soggetto che si rivolge all'operatore. Le tempistiche rapide, molto Esatto. rapide, ho sentito parlare di 10 giorni. La disponibilità e accessibilità delle stesse autorità di vigilanza competenti, perché se c'è un approccio collaborativo da parte dell'autorità, questo senz'altro spinge ancora di più a guardare con favore certi tipi di giurisdizione. Quindi io penso che Malta non possa, no, da quello che sento raccontare dai colleghi e sulla base della mia esperienza sicuramente più limitata, abbia adottato questo tipo di approccio, abbia deciso di approfittare di questa
armonizzazione comunitaria e stia adottando un approccio che consente proprio, che le consente proprio di affermarsi, e dovrà senz'altro affermarsi come uno dei principali hub europei dell'industria dei fondi. E infatti questo mi serve proprio per tornare dall'avvocato Guerritore. Intanto avvocato Mesca, il suo ragionamento fa, come dire, coppia con tutte le volte in cui, parlando anche dell'Italia, noi diciamo che avremo bisogno di una bella rivoluzione culturale, no? Anche per approcciarsi a tematiche economiche di finanza come questa, perché altrimenti non si riesce a fare quel passo in più che evidentemente invece, parlando di Malta, stiamo osservando. Ecco, Guerritore, avvocato Guerritore, passo proprio a lei la parola su quello che diceva anche il suo collega Meschia, per capire quali punti attrattivi, appunto, approfondiamo ancora più questo argomento, offre Malta e a cosa guardano gli investitori italiani, ecco, per così dire. Grazie. Sicuramente una prima considerazione da fare è analizzare il prodotto interno maltese, che diciamo tra le proprie fonti di ricavo ha due elementi principali: turismo e servizi finanziari. Se non sbaglio, la principale fonte turistica, come diciamo nazionalità, sono gli inglesi. Questo sicuramente è molto importante perché culturalmente abbiamo una giurisdizione che è molto più vicina magari rispetto ad altri paesi europei ad un modo di ragionare inglese. Come sappiamo, tra esperti del settore, Londra resta ancora la piazza europea dove viene fatta la maggior parte del fundraising, quindi diciamo la parte poi di raccolta dei capitali di tutti i grossi investment manager avviene a Londra, e la parte operativa poi diciamo viene allocata in altre giurisdizioni maggiormente operative. Quindi questo secondo me dà una grandissima attrattività dell'industria maltese, come era stato indicato prima, con magari la possibilità di fare poi le attività di portfolio management con delle investment firm che sono basate in Inghilterra, e mantenendo le attività di rischi invece in Malta. Quindi io ho un paio di clienti che hanno scelto Malta, hanno scelto Malta, hanno il loro investment manager a Malta e comunque prestano servizi poi in tutta l'Unione Europea, con strutture che poi possono essere o dei prodotti lussemburghesi gestiti dall'investment manager maltesi o dei prodotti italiani gestiti dal loro investment manager maltese. Quindi secondo me le strutture che sono in grado di montare i nostri amici maltesi sono in grado comunque, anche in un'ottica post-Brexit, comunque di sostanzialmente replicare quello che avviene da anni anche nel mercato inglese. Quindi certo, secondo me è un qualcosa che vedo e che comunque anche gli investitori italiani lato fundraising iniziano comunque ad apprezzare. Cioè, mentre prima si diceva no, i soldi li mettiamo solo su prodotti italiani che hanno comunque un gestore italiano, strumenti italiani, adesso invece tanti investitori, sia diciamo più diciamo campioni nazionali come quelli che nominava Giovanni, ma anche altri investitori, casse di previdenza e imprese d'assicurazione, hanno iniziato ad allocare le proprie riserve come LPs su prodotti che comunque sono gestiti da soggetti maltesi. Un ultimo aspetto molto importante che abbiamo toccato prima, quindi la differenza tra il fundraising verso high net worth individuals oppure verso investitori professionali e temi di maggiore flessibilità magari Italia, Malta e il regime di vigilanza. Tenete conto che ancora oggi noi come paese comunque abbiamo una procedura di autorizzazione piena per i gestori senza operare una distinzione tra i soprasoglia e sottosoglia. Altri paesi invece che sono maggiormente attrattivi comunque consentono a delle persone che vogliono avviare come start-up, per passatevi il termine, dell'industria del risparmio gestito, consentono di avere un regime diciamo di regolamentazione, di strutture di compliance maggiormente favorevole da un punto di vista imprenditoriale. E quindi sicuramente questo è un altro aspetto da considerare. Assolutamente sì, assolutamente sì, ed era giusto appunto sottolinearlo. A questo punto, proprio visto che ci stiamo avviando verso le conclusioni, avvocato Corno, secondo lei che cosa non è emerso, o per meglio dire cosa bisognerebbe ancora aggiungere alle considerazioni fatte da tutti per capire qual è il plus di Malta? Magari ribadendo anche dei concetti, e poi mi ha fatto piacere che più volte è stato considerato come non solo siamo nel periodo post-Covid, ma anche insomma, immersi nelle valutazioni del post-Brexit, perché è fondamentale anche questo scenario. Io spenderei gli ultimi paio di minuti riprendendo una cosa che ha detto Gioghio e mettendola su di nuovo uno sfondo più ampio. Malta, su tutti quelli che sono fondi più opportunistici, per esempio Malta sta attraendo da Londra, post Brexit o non,
tutta una filiera di fondi che una volta avremmo chiamato hedge, oggi non si possono più chiamare hedge perché non è una bella parola, ma fondi più boutique, spesso gestiti da italiani, che sanno che Malta consentirà, come diceva anche prima Joseph Camilleri, di tenere la parte di investment management a Londra e di fare un'attività di risk management ben fatta ai sensi del diritto europeo a Malta. Benissimo il professional fund, e quello è il core business di Malta su un tipo di fondo di quel tipo lì, magari familiare dall'Italia, magari con degli angoli di asset protection, benissimo. Noi vorremmo, e questo lo diceva Riprando, vedere sempre di più una concorrenza sana da parte di Malta, che per noi ha i fundamentals, anche sugli AIF, perché ci sono strutture che possono fare concorrenza. Mi scuso per le sigle, adesso butterò un po' di sigle, mi scuso. Sì, sì, noi sì, beh, avvocato, ma ci sta, bosco, dai. Siamo un sottobosco, non tutti quelli che ci guardano magari capiranno, ma concorrenti dei RAIF lussemburghesi e delle ICAV irlandesi, è una di quelle cose che tra qua e 4-5 anni il Covid, post-Covid, porterà più digitalizzazione, quindi porterà un po' tutti a ragionare come già ragionano i maltesi, necessariamente, perché andremo meno in Lussemburgo e ancora meno in Irlanda. Ma se nei prossimi 4-5 anni svilupperanno quella parte lì, noi come avvocati che devono scegliere le strutture saremo contenti, perché avremo un altro bel prodotto da mettere in concorrenza davanti a un investitore, spesso anche istituzionale, e tanto denaro va in quella direzione lì. Ecco, lascio con questo proposito. Beh, è un ottimo proposito, no? Anche perché, come dire, come conclusione effettivamente pone ancora l'accento sul fatto che situazioni emergenziali come quella che abbiamo vissuto possano portare poi a una rivisitazione dei modelli a cui siamo abituati, no? Proprio in conclusione vi chiedo 30 secondi, Camilleri e Ghio, se vi allineate a questo concetto, ma veramente velocissimo perché siamo in chiusura, Camilleri e poi Ghio. Certo, grazie. Sicuramente quello che è stato discusso oggi è stato molto interessante e rispecchia anche quella che è la nostra esperienza, primariamente anche nel contesto di Brexit, la relazione che Malta ha storica, legacy relationship con la Gran Bretagna, che sicuramente ci mette in una posizione molto vantaggiosa come quasi scelta naturale, oltre forse all'Irlanda, che anche geograficamente è più vicina, ma ci sono varie caratteristiche che fanno di Malta una scelta, secondo me, molto appetibile e quasi naturale. Certo, Ghio, grazie Camilleri, prego Joseph Ghio. Sì, solo per concludere, non abbiamo parlato magari di due cose che sono magari importanti. La cucina lussemburghese, comparata a quella maltese che è mediterranea, nonché il tempo. Abbiamo 300 giorni di sole ogni anno, fa piacere lavorare a Malta, fa piacere anche vivere a Malta. Beh, allora posso concludere anch'io dicendo che la prossima volta, la prossima tavola rotonda, io, voi e gli avvocati italiani la facciamo a Malta, siete d'accordo? Benvenuti. Con la cucina maltese a questo punto. Volentieri. Perché voglio a Malta, dire... A Malta. Dire se è meglio di quella lussemburghese, che non è molto difficile, no? Va bene, però l'importante è che siamo tutti d'accordo, così almeno prossima volta abbiamo già il save the date fissato, ok? Allora, detto questo, io mi auguro che ci sarà modo, a prescindere dalla location, di riparlare di questi aspetti, perché sono davvero molto interessanti, dal modo di comprendere anche realtà meno dibattute rispetto ad altre. Questo è un po' la premessa che abbiamo fatto all'inizio della tavola rotonda, ma che mi sento di riprendere anche in conclusione. Quindi saluto velocemente tutti i miei ospiti. Joseph Camilleri, grazie. Banco Valletta Asset Management, Joseph Ghio, grazie, partner Fenech & Fenech Advocates, e poi i tre avvocati italiani che hanno detto la loro, ci hanno dato sicuramente una view più precisa rispetto a quella che avevamo prima, Giovanni Meschi, Alessandro Cornio e Riprando Guerritore. Grazie a tutti e tre, anche a voi. Grazie a tutti, a presto. Tra poco, dopo la pubblicità, torniamo sui mercati con l'analisi fondamentale e i vostri messaggi.